Shanti. Vieni amore. Vieni Shanti. Vieni. Dai. Vieni. Dai. Shanti. Shanti. Dai, su! Vai a colazione, muovete! Quante scema! Tutte le macchine sto di ripera! Buona colazione! Allora ragazze, buongiorno! E buongiorno anche ai ragazzi, scusate, non vi saluto mai! Nulla, stiamo andando dai cinesi perché ho provato a registrare mentre andavo in macchina, ma è un casino perché ci sono milioni e milioni di buche. Sto andando dai cinesi a cercare qualcosa per l'autunno perché non sono soddisfatta completamente di come ho decorato, anche se voi l'avrete già visto, perché secondo me è un po' poco. Cioè non vedo l'autunno dentro casa. Invece io sono abituata che quando decoro, quando entro, la casa deve esplodere di autunno o di Natale o di quello che sia. E quindi nulla, adesso vado dai cinesi sperando di trovare qualcosa. A dopo. Allora, aspettate che mi metto pro sole. Ok, questo è il bottino. Allora, vi mostro un po' che cosa ho preso e poi insieme faremo il tutto, insomma. Allora, devo fare delle ghirlande, quindi ho preso queste qua che sono per il Natale, ok? Però in realtà sono un po' abbastanza versatili, quindi ne ho prese due e poi vi spiegherò perché. Quindi, due ghirlande di polistirolo, tra l'altro sono tagliate dietro, no? Vedete? Non sono completamente rotonde, quindi molto comode. Poi ho preso questa cassetta, aspetta, scontrini di tutto e di più. Allora, vediamo questi. Ho preso questa cassettina in legno, bellissima, pagata 6,99 euro. E anche con questa vedrete che cosa ci devo fare. Oggi molti progetti all'orizzonte. Poi ho preso un pochino di questi rametti, che non utilizzerò così integri, ma utilizzerò ovviamente tutti spezzati. Quindi ne ho presi, mi sembra, 1, 2 e 3, no, forse 4 così lunghi. Sì, ne ho presi 4 così lunghi. Ok. E poi ho preso quelli più piccolini, sono fatti così, e ne ho presi 3, mi sembra. 1, 2 e 3. Sì, ecco qua, questi sono tre. Poi ho preso un rotolo, cioè un foglio di questa qua, come c'ho anche questa qui, no, che avete visto che ho messo qui con tutte le zucche eccetera. L'ho presa arancione, ci voglio fare un'altra cosuccia. Poi ho trovato una cosa bellissima, ovvero delle lettere in legno. Questa è una F, ho preso la scritta Fall, ma è bellissimo perché praticamente si incastrano, vedete? Hanno come fosse un puzzle, e sono fichissime. Adesso, con una mano sola è un po' complicato, comunque sono fatte a incasso. Ecco qua. E praticamente poi voi la decorate come volete e questa sta messa così. Cioè, ditemi se non è bellissima. Ho fatto un po' casino. E costavano poco queste qua, ragazze, perché adesso vi faccio vedere. Se trovo il prezzo ve lo dico. Aspettatemi un attimo, perché mamma mia, non si capisce nulla. Niente, non si capisce niente sullo scontrino. E allora ragazzi, dato che sullo scontrino c'è scritto tutto reparto 1, reparto 2, reparto 3, quindi non vi so dire, però credo che costi 1,99 euro a lettera in teoria, poi in pratica mi è un po' difficile. Sì, 1,99 euro credo proprio sia il prezzo di ogni lettera. Comunque è stupenda, poi la decoreremo e tutto, vi farò vedere. Poi ho preso questo spago molto molto carino,
Ho preso due gomitoli di lana arancione, altri, no, uno soltanto di lana un po' più fine, un po' meno grande, bianca. Ne ho preso uno di questo colore qua, beigeolino, e uno più piccolo di questo marrone ancora più scuro, un po' a gradazione, vedete? E poi ho preso due di questi che sono tipo, bah, non ve lo so spiegare, un nastro tutto fatto così, in questo modo. Ma cosa vedete? Nulla, non vedete nulla, non so se riuscite a capire, vabbè, fatto in questo modo qua. E poi concludo con due di questi che sono dei nastri a pizzo, sempre di questo color beigeolino. Comunque, questo è il bottino, la busta è vuota. Abbiamo preso queste cose qua e adesso ci ingegniamo a fare un po' di tante cose. Uff, sono morta, vi spiego perché. Sono andata a recuperare tra le cose di Natale queste lucine, che se vedete bene sono dorate a pallina, però secondo me possono anche starci bene nel progetto che ho e non sembrare troppo natalizie. E queste qua, che sì, è vero, hanno questi fiocchi di neve, ma ho notato, con una mano sola non ce la farò mai, ho notato che, ora cerco di mettere a fuoco, molto semplicemente questo coso qua si toglie, vedete? Quindi io posso staccare i fiocchi di Natale, rimetterli a Natale e così ho delle lucine semplici. Quindi adesso andremo a staccare tutti i fiocchetti di Natale e poi ci mettiamo all'azione. Olè! Fiocchi tolti, li ho riposti in un sacchettino dell'IKEA. I sacchettini dell'IKEA sono utilissimi per tantissime robe. E così a Natale glieli infilziamo. E noi abbiamo le nostre fantastiche lucine, senza, vabbè, non lo vedete perché è giorno, senza fiocchetti, quindi molto versatili per ogni stagione. Nulla, devo confessarmi con voi. Allora, non mi ricordo se nel vlog precedente a questo te l'ho detto sta cosa, però in pratica io quest'anno l'autunno volevo bypassarlo un pochino, nel senso, sì, ho decorato, come avete visto, ma ho decorato proprio in maniera minimal. E poi comunque adesso è periodo e su YouTube, anche su Pinterest, su Instagram, insomma, è pieno di decorazioni autunnali. E mi è presa la voglia, dico, no vabbè, ma io c'ho casa che non sa proprio per niente, d'autunno ci saranno tre cose. Effettivamente ho messo tre cose. E niente, alla fine oggi sono partita e sono andata a comprarmi un sacco di roba autunnale. Sono un macello, vabbè, comunque oggi ridecoreremo per l'autunno di nuovo, stavolta in maniera seria e alla Eleonora. E nulla, adesso vi faccio vedere come sta messa a casa mia ad oggi. Ovviamente le decorazioni principali si baseranno sulla sala. La cucina alla fine mi va anche bene che non sia così piena, però io la sala la voglio bella carica di autunno. E quindi vi mostro come sta messa adesso la sala e poi tutti i vari cambiamenti. Allora, su questa mensola abbiamo, vabbè, lei che ovviamente la tengo, le piantine, queste qua sono finte ovviamente, mi sanno un po', scusate, non ho sentito niente, ho sentito suonare ma a quanto pare no. Queste piantine qua mi sanno un po' troppo di estate, non so come dirvelo, un po' troppo, e quindi credo che le toglierò. Le scimmie non le tolgo, magari adesso le sposto, non lo so, ma assolutamente non le tolgo. E neanche le piume di pavone, credo che se ne andranno, assolutamente. Voglio invece ripristinare questo vaso che è enorme, ragazze, è veramente enorme, ovviamente da pulire, è tutto sporco. Lo voglio ripristinare e farci qualcosa. In questa parte invece anche qua vorrò cambiare un po' la questione, perché devo poi spostare, rimettere, adesso vi faccio vedere. Ho delle cosette autunnali che vorrei utilizzare, per esempio, allora vi faccio vedere, le ho appoggiate qua, ho questa candela, che tra l'altro è da pulire,
Ho questa candela arancione che secondo me è bellissima e quindi se non la metto in autunno, quando la metto? E poi ho questo brucia tarte che ho preso della Yankee Candle che tenevo sempre qua. Poi vabbè, le tarte ne ho ancora, ma non le accendo, cioè le accendo raramente, e quindi l'avevo messo in pensione e invece lo voglio tirar fuori perché credo che sia bellissimo. E quindi nulla, poi là invece, qua nella vetrina, vorrei fare in questo modo qui a tre una ghirlanda, ovviamente con delle lucine. Se riesco sarebbe carino, però adesso vediamo perché non so se riesco, è veramente lunga, le mie lucine non sono così lunghe, quindi tocca vedere un attimo. E, poi ovviamente voglio fare la ghirlanda rotonda per qua. E ne ho prese due perché sono indecisa se farla pure per fuori o se farla per questa porta qui che terrò chiusa. Non lo so, adesso vediamo. Niente ragazze, mi sa tanto che smantellerò questo servizio da whisky, perlomeno per adesso, perché ho un progetto per questa mensola e purtroppo lo devo andare a riporre, quindi ho già fatto spazio qua sotto. E andremo a riporlo esattamente lì. Allora ragazze, qua si cambia idea 150 volte al giorno. I bicchieri li ho inseriti qua. Qua c'era l'ognomo, se vi ricordate. Ma siccome è molto autunnale l'ognometto, l'ho voluto tirar fuori dalla vetrina per fargli un po', per dargli un po', come si dice, spazio. E quindi ho messo i bicchieri e la bottiglia di whisky qua, togliendo un bicchiere perché purtroppo non mi c'entra, sono sei però. E ho tolto delle tazzine, adesso vi faccio vedere, perché praticamente le ho messe qua dove pensavo di mettere la bottiglia. C'erano quelle tazzine lì, quello è il bicchiere avanzato. E adesso vi faccio vedere un po' di che gnomo sto parlando, senza spoilerarvi ancora troppo che cosa ho intenzione di fare. Allora, questo è lo gnomo al quale voglio dare un po' spazio per questa stagione. Poi vabbè, per la stagione successiva ovviamente lo riporremo di nuovo in vetrina. E sto facendo delle prove qui sotto per vedere un po'. Comunque, quando ho l'idea definitiva vi mostro tutto. No vabbè ragazze, guardate che angolino stupendo che è venuto fuori, con le candele, l'ognometto stupendo, è stupendo questo ognometto, me l'aveva regalato mamma tanti tantissimi anni fa, ero una bimba credo, bimba adolescente più o meno, l'ho sempre amato follemente. Guardate qua pure che carino con le lucine. Ho recuperato questa qua dalla prima mensola dove ci sono le scimmie, questa l'ho tolta dalla cucina, l'ho scambiata con un'altra zucca perché questa è veramente bella e secondo me merita di stare qui. E questo è l'angolino, cioè ditemi se non è meraviglioso. Ho cambiato la Yankee, ho messo questa che è la prima volta che l'accendo. E ovviamente per il colore, che secondo me quella rosa insomma stava un po' meglio nella stagione estiva, adesso ci sta meglio questa qua. E il cappello è meraviglioso, che ve lo dico a fare. Qui qualcuno è interessato ai miei gomitoli. Tra l'altro ho posizionato la ghirlanda per terra per riuscire più o meno a capire e mi vanno fregando i pompon. Specialmente lei, questa ladruncola, tutta spettinata come sempre. Ladruncola? Ladruncola? Ehi, spettinamento di cane? Guarda che roba. Ieri t'ho pettinato. E tu? Milo, tu che dici? Attenti con le forbici, tutti e due. Ma
La ghirlanda è così, è una ghirlanda di pompon, bellissimi. La messa a fuoco è sempre la stessa. Ho messo arancione, marroncino scuro, marroncino chiaro, bianco e poi si ripetono. E li ho fissati con dello semplice scotch, in realtà sia da questo lato che da questo lato li ho legati sotto la parte del candelabro. Lì è solo scotch, speriamo che non cada. E comunque è molto leggero perché è tutto filo. Non so se lasciarla così o metterci qualche fogliolina. Adesso, nel frattempo che rifletto, andiamo a fare un altro progetto. Il progetto riguarda questo vaso gigante che ho cercato di pulire in tutti i modi, ma la mano non mi arriva fino giù. Ma tanto comunque andremo giù a mettere dei sassi e quindi non è un problema. Adesso in ogni modo cercherò, aspettate che sposto un po' di cose perché qua è un mezzo disastro, cercherò di mettere i sassi e poi voglio inserire questa candela. No, vabbè ragazze, ditemi se non è meravigliosa. Brucia. Brucia, muoviti. Prendendo fuoco. Voi non riuscite a vedere, purtroppo è troppo giorno, ma comunque vi farò una ripresa stasera. Ma è bellissima. Ci sta troppo bene. Su questa mensola alla fine ho deciso di fare così, sì, vi indico con l'accendigas. Ho messo soltanto questa candela dove ho tolto l'altra piantina. Qua sopra non ho cambiato granché, ho soltanto inserito quello a posto di una scatolina che c'era prima. Per il resto credo che lascerò così qui, anche perché poi qua avremo la ghirlanda appunto tonnale. Quando entriamo abbiamo tutto questo e l'angolino là. Ma non ho ancora finito, quindi andiamo avanti. Allora ragazze, non posso dire che sono stanca perché chi lavora mi lincia, però posso dire che sono soddisfatta, che pensavo ci volesse un po' di meno, invece ci ho messo veramente tanto tempo, quasi un'ora e mezza a fare due ghirlande, che adesso vi mostro. Ma prima vi volevo far vedere che ho aggiunto questi fiorellini, queste bacche, scusate non stavo riprendendo, e ho aggiunto queste cose, ne ho messo anche uno lì, alcune bacche e un altro fiore qua, così che insomma non lo so, più carino secondo me, vedete da lontano è molto più carino. E poi questa parte qua stavo lì tranquilla e mi è caduta ovviamente perché era attaccata con lo scotch, quindi ho fatto un giro di spago intorno all'anfora e ho legato. Perciò in teoria adesso è tutto super legato benissimo e non dovrebbe cadere nulla, in teoria. E qua è così, poi vabbè con la lanterna accesa ha tutto un altro sapore, più si fa buio e più è carino. Comunque ho scambiato le zucchette e là ce ne ho aggiunta un'altra. Devo accendere anche le candele, ma lo faremo dopo. Questa è la prima ghirlanda, in realtà la seconda che ho fatto, la trovo meravigliosa, cioè io adoro, veramente, ma ci è voluto veramente tanto tanto tempo a passare tutto il filo intorno. Poi ho messo questa passamaglieria qua dove appunto cambia colore e ho intrecciato tutti questi fiori. Ho cercato di fissarli con del filo, come si chiama, il fil di ferro, perché poi magari queste ghirlande qua si possono riutilizzare anche per il Natale, anche se mi dispiacerebbe rovinarle perché sono troppo carine come sono venute. E adesso vi mostro invece l'altra. Allora, l'altra ghirlanda la vedete molto male. Penso che la vedrete meglio stasera quando farà buio, perché è tutto nero adesso. Provo a spostarmi in questo modo qua. Allora, il colore è esattamente così. Ci sono questi fiori attaccati così, ci ho messo anche una zucca qui. Qua ho lasciato un pezzo più scuro, solo che
non riesco a farvelo vedere perché di fuori è ancora giorno e ormai ci ho messo un sacco di tempo a fissarla su col fil da pesca, che ragazze, casomai ve la faccio vedere meglio dopo. Comunque, qua volevo metterci una scritta con scritto fall. Mannaggia sto sole che non esiste ma fa casino. Oh. Solo che la stampante momentaneamente non mi stampa e quindi niente, aspetto Christian, che lui di queste cose se ne intende, io sono macello, e aspettiamo lui. Vi ricordate il foglio di gommina e brillantini che non so come si chiama? Questo qua? Ecco, ora vi faccio vedere che cosa ho intagliato. Tra l'altro ci tengo a dire che siccome non mi funziona la stampante, l'ho fatta a mano libera. Volevo farmi una forma con la stampante, ma niente, vabbè, l'ho fatta a mano libera. Non sarà perfetta, però diciamo che è imperfettamente bella. E è fatta per questo qui, quindi io lo trovo bellissimo questo effetto. Ma ho anche utilizzato la parte, diciamo, di scarto, stando attenta a non tagliarla troppo, e l'ho messa così a contrasto, anche se effettivamente non sono molto convinta, è molto bella, ma mettendo questo al centro rimane un po' poco, però dai, si capisce abbastanza e soprattutto non è molto centrata. Pazienza ragazzi, non ho potuto fare di meglio, e magari forse la toglierò e lascerò solo il marrone, adesso non lo so, vedremo. E così ho cambiato anche un po' la disposizione dei cuscini, ne ho aggiunti due arancioni e ho rimesso queste fodere di Ikea a posto di quelli a quadretti. Adesso però il divano è aperto perché la signorina sta qua e quindi non volevo disturbarla, altrimenti ve l'avrei fatto vedere chiuso magari. Shanti, buonanotte. Uno dorme qua e uno dorme sul baule. E ovviamente ho mille palline in giro per casa. Guardate che roba. Milo. Ah, tu sei sveglio. Shanti. Shanti. Cioè, ma la vedete? Shanti. Adesso chiamo Milo, vediamo se si gira. Milo. Tu hai ragione, dici che cazzo vuoi. Ah, aiuto, amore mio, scusi signorina, scusi se la importunia. Scusa se ti importuno, che per caso scodinzoli e fai finta. La tua coda non dice esattamente che sei annoiata o stanca. Shanti. Ma ciao, era ora, buongiorno. Ehi, buongiorno. Ciao geloso. Buongiorno. Ti devo pettinare.